Un caro saluto ai nostri telespettatori e benvenuti come di consueto alle anticipazioni di cronaca. Sono stati resi noti presso gli uffici della Polizia Municipale i risultati di una complessa operazione di polizia urbana e commerciale che ha avuto come obiettivo la verifica da parte di molti commercianti della normativa sulla vendita straordinaria a saldo riguardante il settore dell'abbigliamento, dell'oggettistica, ma non solo. Ascoltiamo però i dettagli nel servizio della nostra Francesca Mevoli a seguire nell'intervista. Municipale di Brindisi sono stati impegnati in una vasta operazione per contrastare l'abusivismo commerciale. Nel mirino i saldi invernali per verificare il rispetto delle regole da parte degli esercenti. I vigili urbani in borghese si sono finti acquirenti e hanno scattato tra le 1000 e le 1200 fotografie ai prodotti nelle vetrine per poter comparare i prezzi esposti. L'attività si è svolta infatti in due diverse tranche, la prima nel periodo natalizio, la seconda invece a partire dai primi di gennaio, quando è partita ufficialmente la stagione dei saldi. 70 gli esercizi commerciali controllati situati in diverse zone nel centro della città, al Rione Commenda e nel centro commerciale Ipercoop. Solo 6 per fortuna erano irregolari. Confrontando le fotografie, gli agenti hanno notato che in 4 casi il prezzo era addirittura il medesimo. Quindi, se un paio di scarpe a dicembre costava 69 euro, a gennaio veniva riesposto allo stesso prezzo, ma sul cartellino era scritto in evidenza un 30%, maggiorando quindi il prezzo di partenza. Nei confronti dei commercianti, che potremmo definire furbetti, è stata elevata una sanzione di 1.032 euro, ma soddisfazione è stata espressa dal comandante della Polizia Municipale, Teodoro Nigro, perché su un vasto campione di esercizi commerciali controllati, quelli non in regola sono stati effettivamente pochi. Lo stesso Nigro l'ha definita una percentuale fisiologica, ma ascoltiamo direttamente le dichiarazioni del comandante Teodoro Nigro. Comandante, un'azione a tutela dei consumatori, ma non solo, anche degli stessi commercianti, dà un risultato che alla fine ha sorpreso. Ha sorpreso ed è bene evidenziarlo perché su 70 controlli tra esercizi di vicinato e simili attività e strutture di vendita abbiamo riscontrato solo 6 irregolarità che sono state regolarmente sanzionate. Quindi è evidente che la situazione del tessuto commerciale in città da questo punto di vista è nella regola e quindi non può che essere questo considerato positivamente in quanto nessuno di noi nell'azione parte dal presupposto di dover effettuare ed elargire delle sanzioni, ma parte dal presupposto di effettuare in un momento particolare una verifica, in questo caso è riguardato l'esercizio dell'attività in saldo. I carabinieri della stazione di Ori hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 56enne oritano Vito Montanaro per furto aggravato. I militari, nel corso di un controllo domiciliare effettuato con il personale della società Enel, hanno riscontrato che l'uomo aveva allacciato abusivamente la propria abitazione alla rete elettrica dell'Enel. L'arrestato è ora ristretto nella casa circondariale di Brindisi a disposizione dell'autorità giudiziaria. E i carabinieri della stazione di Francavilla Fontana hanno tratto in arresto in flagranza di reato Vacca Marco, 21enne del posto, per furto aggravato. Il giovane, mediante raggiro, si era impossessato di un portafogli contenente la somma contante di 550 euro, custodito all'interno dell'autovettura di una 48enne di origine romena residente a Francavilla Fontana. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato condotto nel carcere di Brindisi. E ancora, i carabinieri della stazione della compagnia di Fasano hanno deferito in stato di libertà CF, imprenditore 44enne del posto, per ricettazione e attività di gestione di rifiuti non autorizzata. I militari, nel corso di una ispezione eseguita presso un suo capannone in località Montalbano, hanno rinvenuto un autospurgo risultato rubato lo scorso 22 settembre 2012 a Francavilla Fontana. Nel corso del sopralluogo poi sono stati rinvenuti rottami, parti di veicoli e oli esausti abbandonati sul terreno circostante, sottoposti a sequestro. La struttura e i materiali rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro, mentre l'autospurgo è stato restituito al legittimo proprietario. Linea alla regia, ora per la pubblicità, torneremo in studio con la prima parte del nostro telegiornale.